Frida Bollani e Paolo Iannacci, avremo altri grandi artisti come Finardi, come Tosca, come altri che ancora dovranno essere annunciati. È un concerto molto speciale quello che aprirà il festival Naturalmente Pianoforte, che quest'anno toccherà tutti i comuni del Casentino. Paolo Iannacci e Frida Bollani Magoni il 17 luglio a Bibbiena daranno il via all'edizione 2024. Tantissime situazioni particolari intorno al festival, non ci limitiamo soltanto alla musica, ma avremo l'arte, avremo la fotografia, avremo come tutti gli anni le masterclass che porteranno in Casentino una cinquantina di giovani pianisti che vengono ad imparare con dei professionisti. Cose particolari tipo la carovana, che sarà una carovana di 20 persone che insieme a degli artisti, musicisti, pittori, attori, camminerà dal giovedì alla domenica per le vallate del Casentino e principalmente nei luoghi degli eccidi nazisti a ricorrenza, insomma, di questa cosa. Avremo poi un'altra bellissima situazione che è chiamata dal tramonto all'alba, quindi dal giovedì alla domenica non smetteremo mai di suonare, quindi la sera dalle 8 alla mattina alle 8 avremo comunque delle performance in vari posti del paese. Intanto il festival che anima il Casentino in questo fine settimana partecipa anche alla Fiera Antiquaria, portando in via Bicchieraia alcuni dei pianoforti decorati dagli artisti che hanno partecipato al festival. Un festival bellissimo, un progetto veramente più che un festival, perché naturalmente è veramente è uno degli eventi unici a mio avviso in Italia, quindi per noi è un onore ospitarli, portare un po' d'acqua alla promozione loro è sicuramente una cosa molto positiva per entrambi. C'è anche il coloratissimo pianoforte realizzato dagli studenti del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo, mentre sono gli studenti del liceo musicale di Arezzo ad allietare gli avventori della Fiera Antiquaria. Il liceo musicale di Arezzo è particolarmente importante perché è stata la prima esperienza di un liceo musicale al di fuori di un conservatorio, quindi indipendente rispetto al conservatorio, e che ha portato avanti appunto lo studio sia delle materie dell'area comune, quindi con l'imprimatur del liceo classico, quindi con una garanzia di una cultura solida, e portando avanti anche l'aspetto strumentale e anche della cultura musicale in generale, con le varie attività, musica da camera, storia della musica, canto corale, che completano la preparazione del musicista. Qui abbiamo anche una studentessa, domande facilissime, tranquilla, non è un'interrogazione, il tuo nome? Sofia De Mollo. Perché la scelta di un liceo musicale? Allora, perché io già alle medie suonavo il pianoforte e mi è sempre piaciuto sia suonare che cantare, e infatti anche canto io a scuola. Sogno qual è? Beh, io onestamente avrei sempre voluto fare la cantante, cioè è stato proprio da piccolina sempre, però ovviamente ci devo arrivare.